io direi, Federico, joystick alla mano, di iniziare. Beh, ti ha detto bene, credo, penso. Liverpool. Beh, Inter. È una bella partita, Inter, però. Inter per Alessandro, invece, il notaio ha già firmato. C'è un gol e nessuno mi avverte, e tant'è vero che Federico Marconi, visto che non è il suo gol, neanche scatta come suo solito a commentarlo. È meritato. È meritato il suo gol. Dovete sapere che Federico Marconi rosica quando prende gol a FIFA, vero Fede? Io sono una persona molto sportiva. Pim! 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 Attenzione! Lo sapevo. Vabbè, ma qua è proprio al limite dell'umiliazione, eh? Io non vorrei usare parole forti, ma a volte bisogna farlo. Come è arrivato dell'1-0. Attenzione, Federico, vedi come cambia subito l'approccio. E invece cos'è la cosa che fa più innervosire, per dirla con un termine comprensibile anche fuori dal raccordo, Federico Marconi? Guarda, da un paio d'anni a questa parte, ma soprattutto quest'anno, capisci prima queste cose. Capisci prima quando il gioco vuole che accadano certe cose. Va bene, quindi Federico Marconi sicuramente molto più a suo agio dietro il microfono e a commentare, piuttosto che a essere il protagonista in campo. Perché dalla parte opposta c'è anche il movimento di Douglas Costa, scopertissimo lo United alla caccia del 3-3. Lewandowski! Lewandowski! Così, lo scorpione! Voilà! Che bello! Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!